Parlare di Darkest of Days a 10 anni dall'ultima volta in cui l'ho giocato mi fa davvero strano. Questo titolo non saprei come definirlo. Parliamo di un FPS che ha dalla sua tante belle intuizioni che per l'anno in cui è uscito, il 2009, devo dire che hanno saputo destare giusto interesse, vista anche la folta schiera di titoli che in quell'anno hanno partecipato all'arricchimento delle librerie dei videogiocatori. Lo dico fin da subito, questo gioco non l'ha giocato praticamente nessuno, siamo davvero in pochissimi. Prodotto da 8 Monkey Labs e pubblicato da Phantom FX in origine, questo gioco era stato rilasciato per Xbox 360, dopodiché viene rilasciato per PC con tutte le limitazioni del caso. Quella non fu un'annata clemente per Darkest of Days, perché nel 2009 uscirono titoli del calibro di Left 4 Dead 2, Borderlands, Minecraft, Call of Duty Modern Warfare 2, Stalker e così via. Diciamo che forse scelse l'anno peggiore, in assoluto, per concorrere nel mondo FPS. Darkest of Days parte da una premessa interessante. Insomma, noi siamo questo individuo che durante la battaglia del generale Custer a Little Bighorn viene ferito e, sul punto di morte, viene salvato da un viaggiatore del tempo e catapultato in un ruolo di salvatore della storia. Insieme al carismatico agente Dexter, dovremo viaggiare in precise epoche storiche per rimettere a posto paradossi e fratture temporali che potrebbero cambiare completamente il corso degli eventi per come li conosciamo. Così ci ritroveremo a combattere all'interno di scenari particolari, come la guerra civile americana durante la battaglia di Antietam, oppure ci troveremo a vestire i panni di un ufficiale russo durante la Prima Guerra Mondiale. Non finisce qui, perché ci ritroveremo anche a combattere contro i nazisti e per andare ancora più nell'assurdo, ci ritroveremo addirittura a Pompei durante l'eruzione del Vesuvio. Fin qui tutto bene, se non fosse che per risistemare le cose ogni tanto dovremo barare ed equipaggiare armi futuristiche per cambiare le sorti di alcuni scontri. Quindi sì, vedremo moschetti contro lanciamissili a guida termica o mitragliatori con proiettili che curvano, cose così. Ah, vi ho detto che a Pompei avremo un'arma a microonde che brucerà vivi i centurioni? No? Ecco, ora lo sapete. La cosa bella è che il plot, contenente storia, motivazioni e antagonisti, sul finale ha un twist assurdo che ci fa dire che ora che cazzo faccio. Peccato che non sapremo mai come proseguirà, visto che questo è e rimane l'unico videogioco che 8 Monkey Labs ha prodotto. Seppure tutte queste premesse suonano così bene, cos'è allora che andò storto? Beh, tutto il resto. Io sono un tipo testardo e quando qualcosa mi ispira la gioco anche se è rotta e mi fa dannare. Infatti, questo gioco cercava di fare sue alcune meccaniche prese qua e là da altri videogiochi, come ad esempio la ricarica a tempo di Gears of War. Il gameplay purtroppo risultava lacunoso, con un controllo dell'arma incerto e una mira che non ispirava precisione. L'estetica era mal curata e di certo non concorrenziale per il 2009. Sì, lo so, si trattava comunque di un piccolo studio di produzione. Bug, glitch, corruzione di file, gameplay grezzo e problemi audio hanno condannato il gioco ad una media Metacritic di 44 su 100, facendolo finire nel dimenticatoio poco tempo dopo. Oggi è presente su Steam ancora al prezzo di $19.99, segno che la casa di sviluppo ha proprio cessato di esistere. Infatti, se andiamo sulla pagina del gioco, è come se guardassimo un museo fermo a 10 anni fa. Nessun aggiornamento, niente di niente. Nel tempo la gente ha riscoperto questo gioco, tanto che ora gode di recensioni molto positive. Lo stiamo guardando con gli occhi del poi, un po' come si fece con Fight Club, film devastato dalla critica all'uscita, è considerato ad oggi invece un capolavoro. Non voglio però che capiate male, di certo Darkest of Days non è assolutamente un capolavoro, ma semplicemente una pietra grezza, piena di potenziale e buone idee. Quelle stesse idee che ti fanno venire voglia di voltare la pagina del libro e leggere la successiva, anche se sono le 4 del mattino e abbiamo la sveglia alle 6, capite che intendo? Peccato però, perché purtroppo il giorno più oscuro l'ha vissuto 8 Monkey Labs, vedendo fallire il proprio gioco. Da Dangerisk per oggi è tutto, e se il video ti è piaciuto, considera l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella per non perderti nemmeno un caricamento. Lascia un bel like al video e fammi sapere la tua nei commenti qui sotto. Se vuoi supportare il canale, trovi il link in descrizione. Ci vediamo sul campo!